Ciao amici, sarà l'inverno, sarà il freddo, il buio presto, non lo so, ma capita anche voi di avvertire un senso di malinconia? Oh sì, a volte l'umore è proprio a terra. Tranquilla, ci sono dei rimedi strepitosi. Se pigrizia e svogliatezza sono sempre in agguato, non dobbiamo dargliela vinta. Esistono strategie naturali per l'umore e oggi vediamo insieme le 7 migliori di sempre. Se l'argomento vi interessa, fatemelo sapere con il vostro mi piace a questo video. 1. Folati. La vitamina B9 o acido folico regola l'umore, lavorando sul triptofano e la serotonina. Quali sono i cibi che li contengono? Lenticchie, piselli, funghi, limoni, meloni, banane e spinaci. 2. Zafferano. Per la depressione lieve lo zafferano funziona bene. Prima di dormire mettere 2 pistilli rossi con mezzo cucchiaino di cannella in una tazza di latte di mandorle o riso e sorseggiare piano. Ho descritto gli altri benefici dello zafferano in questo video. 3. Pranayama. Le tecniche yogiche di controllo del respiro sono utili per mantenere umore alto ed energia vitale al massimo. La respirazione diaframmatica sarà un must per il 2019, lo dice anche una ricerca portata avanti da medici italiani e pubblicata su Frontiers in Human Neuroscience. Il link è in descrizione. 4. Omega 3. Gli integratori di omega 3 sono ricchi di EPA, antidepressivo naturale che nutre le cellule cerebrali e del sistema nervoso, e di DHA, sostanza fondamentale che migliora le funzioni cognitive. 5. Curcuma, antitumorale e antinfiammatorio naturale, è utile contro la depressione. Ecco una ricetta: mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di ghee, che spiego come fare qui. Tutti gli ingredienti vanno mescolati in mezzo bicchiere di acqua tiepida. 6. Lampade a luce solare. Riproducono la luce solare a casa e agevolano la produzione di serotonina, l'ormone del benessere e della felicità. La luce, che va usata solo di giorno, aiuta a regolare anche la melatonina, responsabile del sonno ristoratore. 7. Attività fisica. È la principale nemica della malinconia e della depressione. Infatti, sport e attività fisica riducono il cortisolo, l'ormone dello stress, e migliorano il metabolismo e la salute del cuore. Forza allora! Cosa fate ancora seduti? Ma prima di andare a fare movimento, datemi il vostro like e iscrivetevi al canale. Poi andate a curiosare in descrizione, trovate il link al mio sito, libri, ebook, prodotti e tanto altro. Vivi consapevole e vivi meglio!